Di Sandra Cesarale il concorso di canzoni sarà trasmesso su Rai 1 e Rai 2 il 9, 11 e 13 maggio. Il commento al di fuori dell'onda affidata a Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Marco Mengoni. Marco Mengoni rappresenterà L Italia All Eurovision Song Contest e Mahmood, come ospite, canterà Imagine John Lennon nel medley dell'ultima serata dedicata alle canzoni di Blesatles e alle canzoni importanti per la storia Liverpool. La città del Fab Fab 4 ospiteranno la nuova edizione di Eurovision, il 9, 11 e 13 maggio, data l'impossibilità per L Ucraina strappata dalla per ospitare l'evento. Il presidente Rai Marinella Mani dice: «È una festa della canzone che vive valori importanti, come l'amicizia tra i popoli, l'apertura ad altre culture, l'inclusione e la diversità, il rifiuto della violenza, del benvenuto e delle tesi». Le due semifinali saranno trasmesse su Rai 2, la finale su Rai 1. Il commento al fuori di onda è affidato al terzo anno a Gabriele Corsi. I veterani solito fanno una brutta fine, meglio dire che sono residenti. Next, la nuova voce Mara Maionchi. Mi conosci, io spero di essere gentile e di dare giudizi intelligenti. Alla fine, quindi, sono sempre e speriamo che vada tutto bene. In un videomessaggio, Mengoni mostra la bandiera italiana e dice: «Sono già qui, il primo test è andato molto bene e aspettando la finale che mi sto sistemando». È bene che L Italia sia all'interno dell'Eurovision, sottolinea Stefano Coletta, direttore dell'intrattenimento in prima serata. È un grande mondo democratico ed è interessante guardare alle differenze con altri paesi. C'è una rappresentazione massima di artistica ed espressivi libertà, con noi spesso l'intrattenimento viene letto con una chiave moralista. A Blanco, che con Mahmood ha partecipato un anno fa all'Eurovision di Torino, risponde Simona Martorelli. Rai delle relazioni internazionali. Notit è l'organizzazione che deve adattarsi l'artista, ma il contrario.